c'è stata molta bagarre sul famoso palazzetto. Siamo arrivati a un dunque. La prima cosa è stata che abbiamo cercato di finanziarlo in maniera molto discutibile, lo dico io per primo, perché il controvalore c'è, ma vendere l'orfanotrofio è una cosa che non è riuscita nessuno fino adesso. Però si è arrivati a un punto in cui bisognava prendere delle decisioni. Le decisioni sono state anche portate all'attenzione della maggioranza, al di là poi del libero pensiero critico di ognuno. E si trattava di mettere dei soldi o sul palazzetto o su una serie di altre cose. E non è che a me piacesse scegliere, però insomma non abbiamo un'infinità di quattrini da mettere ovunque. E quindi così con molta pacatezza presento ai cittadini che abbiamo messo più di qualche milione sulle scuole, stiamo parlando di 3 milioni e più, che ricordo a me stesso, perché è un tema che a me sta molto a cuore, credo non solo a me, che la situazione delle scuole della città, per come l'ho ereditata, ma come a sua volta è stata ereditata, quindi come sempre non ho niente da puntare il dito contro nessuno, richiede infiniti milioni di opere per essere messa a posto. Ne abbiamo messi diversi in questo mandato, più di diversi, e a questa ultimissima tornata altri tre. Poi prima parlavamo della Ticosa e sono altri 5 quasi milioni, quindi faccio i conti, 5, 3, 8, perché poi spiego perché faccio i conti. La Ticosa era già finanziata, essendo andato a mal partito l'esito amministrativo, bisognava riprendere i soldi, rimetterli in un calderone che non mi sto a spiegare e rifinanziarla, quindi altri 5 milioni. Quando mi toccano sul nervo scoperto dello sport, il nervo scoperto per il palazzetto, prima lo era per la piscina, almeno adesso la piscina ha un percorso tracciato infinitamente lungo, ma ce l'ha. Quando mi toccano su quello, faccio garbatamente notare che in questa situazione delle scuole, che sarebbero la mia centro, sono stati messi 4 milioni, 2 della regione e 2 del comune, per finanziare il campo di rugby, il compendio sportivo di Via Spartaco e quello di Via Acquanera. Certo, rispetto a tutto quello che si vorrebbe, stadio completo, magari non è granché, però continuo a fare i conti, no? I conti erano 3 milioni più 5 milioni, lasciamo stare quella della regione, altri 2. Per dimostrare che ci crediamo a Mugio, se no saremmo dei pazzi, abbiamo messo 1,5 milioni di euro per strutturare la viabilità che servirà il palazzetto e la piscina, ridarà dignità al quartiere di Mugio. Nel piccolo lo stiamo facendo con via Milano Alta, finalmente la rotonda, finalmente i giardinetti San Rocco. che verranno, San Rocco, che verranno dedicati a Don Malgesini, come stiamo facendo da altre parti della città. Abbiamo delle cose che speriamo di annunciare presto in altri quartieri. Che dire poi dei cimiteri? Allora, c'è una parte della città molto silenziosa mediamente, ma non per questo meno critica, gli anziani, ma non solo, devo dire, che mi tira la giacchetta sui cimiteri. Sui cimiteri metteremo 1,3 milioni di euro. Gazzola, Monumentale, Monte Olimpino e così Camnago via. Volta, che spesso viene ripreso appunto per Lì c'è anche un aspetti. problema che stiamo curando in termini di vandalismi, ci sono delle operazioni in corso, i cittadini mi sollecitano anche su quello. Ebbene, cerchiamo di inseguire anche questi poveracci, sono generoso nel termine, che vanno a fare danni un po' a destra e un po' a sinistra. Dico un'altra cosa, più di mezzo milione, credo di ricordare tra 500.000 e 700.000 euro verranno buttati, per così dire provocatoriamente, sui musei, totalmente dimenticati nella storia, tant'è che sono stati faticosamente recuperati solo alcuni pezzi, uno di questi è quello dove faremo le monete d'oro, perché anche questi erano, come tutte le scuole, senza l'agibilità, senza essere a norma. Scusatemi, forse io faccio poco clamore, non devo dare risultato a nessuno per queste cose, però ogni tanto sono anche stanco di prendere solo insulti e botte, metaforicamente parlando, perché sembra che non facciamo niente. Potrei andare avanti dicendo che la città era stata assicurata dal punto di vista
della volontà di sicurezza e metteremo un altro milioncino di euro per completare il sistema di telecontrollo, videosorveglianza, perché sempre di più dalle cose più importanti, non solo i delitti ma anche i furti, le cose meno importanti, gli abbandoni dei rifiuti non meno importanti per una città che vuole essere pulita, per poi controllare anche una serie di situazioni, ci viene richiesto, ebbene un altro milione, il totalizzatore sta salendo naturalmente. Poi c'erano alcuni dettagli, se vogliamo chiamarli così, c'è un impalcato di villa sul viale Geno che va messo a posto, sommette circa mezzo milione di euro anche lì. Questa mattina, signor Beh, insomma, Sindaco, mi piace con... pensare che ogni tanto si possano anche raccontare le cose, si possono prendere le critiche. Mi sono preso come la mia regolare dose di insulti, ma penso che questo sia toccato a tutti i sindaci indipendentemente dall'estrazione, per definizione il sindaco. Poi certamente mi sarebbe piaciuto fare il palazzetto, per Bacco. Gli prepariamo la viabilità, abbiamo già qualche milione per la progettazione definitiva che richiederà dei tempi, e quello che verrà dopo di me si godrà tante di queste cose, ma più che lui forse se le godrà la città. Come io a mia volta non posso negare che qua e là ho recuperato anche delle situazioni che erano state preparate dalla giunta precedente. Adesso i giardini andranno avanti, sì, con fatica, perché anche lì ci siamo trovati prima con un preventivo, poi con un altro ancora. Ciclabili andranno avanti, sì, con fatica, perché anche lì le misure economiche non erano giuste.